Salve a tutti e benvenuti a Linea Mondo, l'approfondimento di UDEM sulla politica internazionale. Quest'oggi ci occupiamo di Iraq, si è concluso il ritiro delle truppe statunitensi dal paese e adesso vedremo come reagirà, come vivrà queste prossime settimane. L'Iraq appunto che è in una situazione davvero delicata, le notizie che arrivano in queste ore ci segnalano una situazione davvero sull'orlo, forse addirittura di una nuova spaccatura. Ne parliamo quest'oggi in studio con noi con Alessandro Politi, analista politico e strategico. Buonasera e benvenuto. Buonasera a voi. E con già professore di relazioni internazionali Alessandro Corneli. Buonasera e benvenuto. Buonasera. E allora vediamo subito questo breve servizio, le immagini in cui, il momento in cui Presidente Obama incontra i generali che hanno combattuto in Iraq all'arrivo a Washington. Prego la regia. Cala il sipario sulla missione statunitense in Iraq. A Washington l'incontro tra il presidente degli Stati Uniti e i generali che hanno condotto le operazioni militari ha chiuso la missione voluta da George W. Bush quasi 9 anni fa. I 100.000 iracheni morti e i 4.500 soldati statunitensi uccisi ne restano l'eredità pesante. È il momento di riflettere su un'era attraversata da due guerre e dalla nascita di relazioni del tutto nuove con l'Iraq, ha detto il generale Dempsey. Mentre Obama archivia il ritiro tra le promesse mantenute, i repubblicani ne contestano l'efficacia perché vedono nella fine della missione la causa dell'attuale fase di crisi politica nel paese. Finisce quindi dopo 9 anni, Politi, una delle guerre forse più contestate di questa ultima decade. Qual è la sua opinione? È stata una guerra d'aggressione, purtroppo è stata dal punto di vista strategico una scelta geniale dopo l'11 settembre, sfruttando, come dire, no, l'onda lunga della guerra al terrore. Era senz'altro una guerra che nelle intenzioni dei neocon voleva ridisegnare il Medio Oriente e quindi il mondo. E quindi si è scelto un regime tutto sommato debole, isolato, per occuparlo, conquistare il paese e controllare il Medio Oriente, l'esecuzione militare è stata impeccabile e la pacificazione è fallita. E questo è purtroppo, diciamo, il lascito di questa guerra, con dei costi altissimi che hanno mandato ulteriormente in dissesto il bilancio statunitense e poi con la netta sensazione di aver lavorato in realtà per la crescita dell'Iran, che in realtà era l'altro problema persistente del Golfo. In più c'è stata, come dire, l'idea che a quel punto fosse estremamente difficile fidarsi, diciamo, di una leadership morale. Questo è stato un tentativo che è fallito insieme, fortunatamente, alla guerra di Osama Bin Laden, sempre in Iraq, perché c'era appunto Zarqawi, ma Zarqawi ha sbagliato esattamente nello stesso modo degli americani, non ha saputo conquistare il consenso. Da allora politicamente Al-Qaeda è morta, è uno zombie, non ha più l'iniziativa politica, può ancora fare degli attentati, dei rapimenti, può ancora fare qualcosa, diciamo, tra Pakistan e Afghanistan, ma ha perso il consenso locale e quindi ha perso poi il consenso delle masse arabe che infatti hanno trovato una strada ben più importante, ben più vantaggiosa, ben più libera, che è quella della rivolta araba. Obama aveva promesso il ritiro delle truppe dall'Iraq entro la fine del 2011. Corneli, promessa mantenuta, ma riuscirà a mettersi alle spalle l'Iraq secondo lei o il fantasma, diciamo, tornerà? No, beh, Obama naturalmente non aveva nessuna responsabilità in questa guerra e quindi insomma, aveva le mani abbastanza libere, ma insomma, è tipico nella storia degli Stati Uniti che una guerra iniziata da un presidente democratico venga chiusa da un repubblicano e una guerra iniziata da un repubblicano venga chiusa da un democratico, insomma, fa parte della logica politica interna. E, Obama nemmeno si preoccupa tanto di quelle che saranno poi
delle conseguenze, diciamo, nell'Iraq. A lui interessa appunto aver messo in archivio due risultati buoni da spendere durante la prossima campagna elettorale. Uno, il primo è la cattura e l'uccisione di Osama Bin Laden, il secondo è appunto il rimpatrio dei soldati americani dall'Iraq, perché insomma, è una cosa insomma, sempre pesante mantenere soldati all'estero. Il punto è che i problemi non sono assolutamente chiusi e risolti, ma Obama può tranquillamente dire, nel caso in cui la situazione in Iraq degenerasse, dice beh, insomma, non l'ho creata io questa situazione, quindi vediamo che cosa adesso possiamo fare noi nei prossimi anni, perché naturalmente non si risolve tutto all'inizio. A me è sembrato insomma, che l'Iraq, come diceva Politi, sì, è stata una guerra di aggressione, ma il punto è che dopo gli attentati dell'11 settembre, una volta definiti atto di guerra, bisognava trovare un terreno dove fare la guerra. E quindi i terreni sono stati quelli dell'Afghanistan, che dava scarsi risultati, e quello più promettente dell'Iraq, con una contraddizione però fondamentale. In fondo, in tutta l'area, l'Iraq era il paese diciamo, meno fondamentalista, più laico, più disponibile ad una evoluzione. Gli altri regimi erano molto più arretrati. E proprio questo è stato preso di punta, di mira per colpire, probabilmente con una incertezza strategica di fondo nel processo decisionale americano, insomma, se ne potrà parlare. Era una guerra che doveva servire, almeno nelle intenzioni del presidente Bush, a esportare la democrazia. Sembra passato un secolo anche semplicemente dall'idea di esportazione della democrazia. È stata quella in Iraq probabilmente il marchio che rimarrà sulla presidenza Bush. Qual è la sua idea? Nel senso, sarà comunque un marchio negativo oppure col tempo se ne potrà dare un giudizio storico diverso? Ma che ci siano adesso dei revisionisti repubblicani che vogliono cavalcare la rivolta araba con l'invasione e la democrazia imposta, vabbè, insomma, siamo italiani, non ci stupiamo. Ma la verità è che gli americani hanno fatto di tutto per rinviare le elezioni finché pensavano di poter giocare le diverse fazioni, quando in realtà i britannici, che conoscono meglio la zona, li imploravano ad andare presto alle elezioni per calmare la situazione. Quindi l'esportazione della democrazia, così come l'hanno gestita i neoconservatori, no grazie. Ciò detto, è vero in ogni caso, al di là, come dire, delle intenzioni di quello che è successo, che per la prima volta in un paese medio orientale, nel cuore del Golfo, si cominciavano a vedere delle elezioni abbastanza imprevedibili. Prima di questo, nel Golfo, c'era solo l'Iran, con una democrazia dimezzata da una teocrazia, con delle scremature pesantissime delle liste elettorali, però era l'unico posto dove si votava e non si sapeva grosso modo cosa succedeva. Poi, per la sfortuna degli iraniani, il regime iraniano ha deciso di truccare le elezioni, seguito a ruota da quello afghano. Quindi in questo senso si è comunque creato un precedente, ma tutta la rivolta araba non si ispira affatto all'esperienza democratica irachena, casomai cerca di guardare, con tutti i distinguo del caso, all'esperienza turca, che però era un paese che veniva da un inserimento NATO ben diverso e da un'esperienza almeno intermittente di democrazia, perché poi di golpe militari ce ne sono stati tantissimi, ecco, 4. Pure, professore, questi elementi possiamo dire che in fondo c'erano tutti sul tavolo, perché poi adesso uno dice col senno di poi, 9 anni dopo, eppure io ricordo insomma 2003-2004, al di là dell'emozione o della reazione all'11 settembre, le difficoltà di un intervento nell'area erano comunque ben presenti, eppure si andò avanti lo stesso. Sì, io penso che nel processo decisionale americano ci siano dei compartimenti stagni che impediscono di prendere un po' in considerazione tutti gli elementi in gioco, tutti i fattori in gioco, perché l'Iran aveva una straordinaria somiglianza con la Jugoslavia. La Jugoslavia era tenuta insieme dal regime duro, dittatoriale di Tito. Allo stesso modo Saddam Hussein teneva insieme un paese diviso in 3 parti
e solo il suo pugno di ferro, con tutte le violenze, i soprusi che effettuava, comunque si manteneva in piedi. Ora, non aver calcolato che una volta debellato questo dittatore le varie parti si sarebbero azzuffate l'una contro l'altra, evidentemente è stata una mancanza nella pianificazione strategica di tutta l'operazione, che non poteva essere soltanto di tipo militare: noi siamo più forti, abbiamo le armi più moderne, questi non sanno combattere, noi ce li giochiamo facilmente, perché appunto sul piano militare non c'era partita. Ma il problema era appunto dopo, e lì gli americani non è che hanno mai dimostrato, salvo l'esperienza del Giappone, insomma, non hanno mai dimostrato di saper gestire un dopoguerra in maniera efficace. Ora, quindi la prospettiva è proprio questa, che le tre parti, cioè il Kurdistan al nord, poi l'area sunnita al centro con Baghdad e l'area sciita meridionale, dove poi ci sono anche buone concentrazioni di risorse petrolifere, si slancino l'una contro l'altra. Se gli americani pensavano, come appunto accennavano, a tentare di avere una situazione perfetta prima di andarsene, beh, insomma, questo proprio dimostrava che la politica non la masticano. Ma in questo io concordo con Corneli pienamente, perché se dal lato operativo c'erano delle mappe tribali, familiari, dove il colore verde significava amici fino a quando non cambiano idea, lasciamo perdere il giallo e il rosso, ed erano mappe, come dire, fatte su fonti aperte, fatte addirittura da contractor europei per gli americani. Dal punto di vista proprio della convinzione ideologica, i neoconservatori si sono autointossicati, perché di tutti gli esempi di dopoguerra che hanno dovuto citare quando hanno occupato l'Iraq, come in Germania e in Giappone, avessero citato il caso italiano, forse avrebbero capito che, ma c'è veramente, come dire, una spaccatura tra il livello di conoscenza della situazione irachena, che era buono, quindi sapevano che una serie di tribù sarebbero state assolutamente ostili, ma perché son figli di famiglia, come fino a ieri eravamo in cima, adesso siamo giù. E qui poi c'è l'altro dramma delle dittature nordafricane e medio orientali, dove spesso col pugno di ferro si cerca di costruire un paese, cosa che hanno fatto tutti gli stati in azione. Noi l'ultima esperienza dolorosa l'abbiamo avuta con la guerra cosiddetta al brigantaggio, 10 anni di Afghanistan nell'Ottocento, a casa nostra, e però non sono riuscite. E qui la storia parallela di Damasco e di Baghdad è impressionante. Adesso probabilmente le classi politiche irachene riusciranno a evitare il baratro di una balcanizzazione, anche perché tutti abbiamo visto cosa è successo agli stati post-jugoslavi, tutti contenti di essere divisi e tutti che contano una frazione di quello che era la Jugoslavia, in modo proprio obiettivo. Quindi spero che, come dire, la saggezza e il compromesso prevalgano, ma è chiaro che questo amalgama che avrebbe dovuto esserci non c'è stato. Perché? Perché non è una questione di religione, è una questione alla fine di maggioranza e minoranza. Le minoranze al potere hanno oppresso vaste fette di maggioranza, che a questo punto tornano sulla scena. Ed è qui, diciamo, la grande faglia medio orientale, non è la mezzaluna sciita, è il problema di come conciliare potere e maggioranza. Questo è, diciamo, il dramma medio orientale. È un problema. Vediamo che comunque adesso, sta avvicinandosi adesso anche a noi, questo problema qui. Vediamo adesso alcune delle immagini appunto dall'Iraq, del ritiro degli ultimi giorni appunto del contingente americano che lascia il paese. Prego la regia. Back to back. You're right. What did you need to make?
5-6. Have a memo. It's no problem. All right, yes, sir. Immagini dall'Iraq, dunque, delle ultime ore, gli ultimi giorni, il contingente americano prima di lasciare il paese. Professor Cornelli, ma gli Stati Uniti lasceranno comunque l'Iraq? Nel senso, petrolio continuerà a esserci, la posizione resta comunque strategica? È un totale abbandono? Insomma, rispetto al caso della Jugoslavia, la differenza è forte, perché in Jugoslavia non c'è petrolio, e l'Iraq sì. Però diciamo, questo fattore economico, che senz'altro ha condizionato la stessa organizzazione dell'impresa, tant'è vero che si pensava all'inizio che sarebbe stato il petrolio iracheno a finanziare la stessa guerra, invece poi i conti non sono tornati per niente. E questo petrolio, quindi, che non è stato il movente, diciamo, determinante, ma è stato sicuramente un modo per gli Stati Uniti di dire: guardate, l'area più ricca di petrolio del mondo, cioè il Medio Oriente, è sotto la nostra, diciamo, gestione, sotto la nostra protezione, sotto il nostro controllo. Ed era un messaggio, secondo me, che veniva inviato soprattutto ai paesi sviluppati, alleati dell'America, che non dispongono però di queste risorse. Dice: se noi non proteggessimo il petrolio nel Medio Oriente, voi europei come potreste averlo? Voi non siete in grado di mandare un esercito, non siete in grado di prendere una decisione. La stessa decisione sull'Iraq spaccò l'Europa, insomma, a suo tempo. Quindi questa era una prova, diciamo, di forza. Adesso però, siccome i fatti contano anche per come vengono interpretati, né in quell'area, qui non si tratta di un arrivo di americani, si tratta di una uscita dal paese, con tanto di saluti, consegna delle chiavi in mano e cose di questo genere. Quindi che cosa potrà accadere adesso, quando le sofisticate analisi strategiche, geopolitiche, diventano poi patrimonio, no, comune della gente semplice che ascolta le prediche o le orazioni dei politici o dei capi religiosi? Beh, insomma, gli americani erano sempre considerati degli stranieri, quindi, che sono stati alla fine costretti ad andarsene, perché non è che ne sono andati solo perché il presidente aveva detto: noi ce ne andremo. Quindi può essere considerata così una sconfitta dell'America, che può essere ingigantita come sconfitta dell'Occidente e cose di questo genere. Dell'ipotesi di cui parlavo prima, cioè di una frantumazione dell'Iraq, quello che lo tiene insieme, magari vorrei sentire pure quello che pensa Politi, è il fatto che intorno, se le altre potenze non si mettono d'accordo, la cosa può sfuggire dal controllo. Quindi è un po' la paura di scoperchiare una situazione complicatissima che tiene in piedi ancora unito l'Iraq. Adesso andremo a brevissimo a vedere un servizio appunto sulla spaccatura all'interno dell'Iraq. Prima però io vorrei ancora rimanere nella zona, nell'area. Lei accennava prima al discorso dell'Iran. Può essere annoverata come un'altra sconfitta di questa guerra da parte degli Stati Uniti lo strapotere, o comunque la grossa influenza che l'Iran avrà indubbiamente sulla regione? Beh, già nel 91, quando il padre di George Walker Bush, George Herbert Bush, non intervenne a favore degli sciiti iracheni, della ribellione sciita, permettendo a Saddam Hussein di stroncarla nel sangue, c'erano le vignette che facevano vedere, anche quella di Plantu sul Le Monde, che se, come dire, si abbatteva Saddam Hussein, arrivavano subito le legioni iraniane. Allora, senz'altro è vero che
larga parte dei politici sciiti sono stati in esilio in Iran, sono stati aiutati, tirati su nel momento del bisogno, quindi questo crea ovviamente dei legami. Però alla fine gli iracheni sono iracheni, gli iraniani sono iraniani. Il problema è che attraverso legami politici, religiosi, economici, anche in Iraq si sentono i contraccolpi di una lotta di potere furibonda che si è scatenata tra i conservatori iraniani. Cioè, qui siamo a uno scontro netto tra Ahmadinejad e la guida suprema, Khamenei. Questo scontro è in un certo senso strutturale. Cioè, Ahmadinejad è un vero riformatore, non ci piace, però quello che vuole fare è emarginare, disattivare, neutralizzare i petrochierici per prendersi da buon sessantottino il potere nelle sue mani dopo il tributo di sangue della guerra Iran-Iraq, la penetrazione economica che hanno avuto i Pasdaran nei settori dell'economia iraniana. Adesso bisogna giocare in grande. Questo è il senso della lotta che adesso stiamo vedendo. E per il resto, se si broglia sulle elezioni, se i giovani non vengono ascoltati, se la società non ha visto più equità, altra parola strana, e beh, pazienza, il potere viene prima di tutto. E questo naturalmente ha delle ripercussioni anche in Iraq. E allora, dicevamo prima, Iraq, un paese comunque in una stabilità fragilissima, si scambiano accuse pesantissime, addirittura nei confronti del vicepresidente iracheno è stato spiccato un mandato di arresto. La vediamo tutto in questo breve filmato. Prego la regia. Washington chiede all'Iraq unità, rilanciando il ruolo di mediatore di Nouri al-Maliki. Il vicepresidente statunitense Joe Biden a sorpresa ha telefonato oggi al premier iracheno proprio per ribadire la necessità del dialogo. Una strada difficile vista la spaccatura tra sciiti e sunniti, resa più profonda dal mandato di arresto per il vicepresidente sunnita Tareq al-Hashemi, che accusa. Mi sono sorpreso delle parole di Obama, che ha detto di avere lasciato un Iraq democratico dove la giustizia è equa e trasparente e non c'è corruzione. Cosa voleva dire veramente? È davvero questa la realtà dell'Iraq? Il vicepresidente iracheno punta poi il dito contro il premier sciita. C'è al-Maliki dietro l'intera vicenda, il paese è nelle sue mani. Nonostante il ritiro delle truppe statunitensi dall'Iraq, Washington assicura che seguirà da vicino gli sviluppi della crisi, che ha subito un'accelerata tale nelle ultime settimane da far temere il collasso del governo di unità nazionale, secondo alcuni osservatori. Allora, abbiamo visto il vicepresidente accusato di essere dietro alcuni degli attacchi verso gli sciiti, addirittura appunto aver ordinato stragi, si contrattacca dicendo che no, è il presidente dietro questa montatura. Certo, le notizie che arrivano sono tutt'altro che rassicuranti. Sono accuse e contraccuse che naturalmente convincono ciascuna delle due parti, quindi non si tratta di dimostrare. Gli sciiti sono d'accordo con il presidente e i sunniti con l'altro leader, e quindi daranno ragione loro. Se la cosa va avanti e precipita, indubbiamente andranno poi a scontrarsi, perché appunto il potere è il potere. Ma io volevo fare una riflessione: quest'area noi siamo abituati a considerarla con uno schema mentale un po' da vecchio post-colonialisti, nel senso che li consideriamo quasi dei primitivi che occasionalmente si trovano tra le mani degli strumenti di potere. No, questi qui la politica la fanno ben prima che venisse fatta nell'Occidente certo. Europeo. Questo, in Iraq è nata la civiltà e quindi anche la civiltà occidentale. Quindi gli strumenti di potere, la manipolazione dell'opinione pubblica, le lotte per il potere condotte con un'estrema ferocia, con tutti i mezzi, con tutte anche le strategie più subdole, sono per loro pane quotidiano. Sono gli aspetti della politica. Lo stesso gli iraniani. Gli iraniani è un popolo estremamente, diciamo nella sua elite, ben inteso, estremamente sottile, versato nella filosofia più complicata, più astrusa, più cavillosa.
E queste sono popolazioni con le quali il discorso della democrazia quantitativa, si vota, chi prende più voti vince e governa, beh, insomma, appare giustamente, direi, ai loro occhi come di una ingenuità straordinaria. Quindi questa divisione politica sciiti-sunniti resta secondo lei, o ci sarà un modo poi in un ipotetico futuro, un'amalgama diversa e quindi appunto una scomposizione dei gruppi? E se dobbiamo guardare quello che è successo in Libano, dove si è avuta una guerra per comunità e confessionale, dopo 20 anni di guerra civile ci sono state delle elezioni, si è cambiata la ripartizione dei poteri. Questo è successo anche in Iraq. Il problema è che farla digerire a chi prima era in cima alla scala, poi è stato reietto sotto l'occupazione per un periodo, adesso è chiaro che c'è una strategia dell'attenzione tanto da una serie di partiti sciiti quanto da una serie di partiti sunniti, mentre i curdi stanno ai margini aspettando di cogliere l'occasione o di andarsene oppure semplicemente di avere un'ampia autonomia alla bosniaca, dove nessuno mette praticamente piede nel loro territorio. Quello che tiene unito questo paese è chiaramente anche la prospettiva di una divisione della rendita petrolifera, che un conto è se la si spacca e un conto invece se la si mantiene più o meno unita. E qui le possibilità ci sono. In questo momento siamo però, come dire, a un punto molto basso della politica irachena, perché evidentemente alcune questioni fondamentali che riguardano costituzione, posizione, sviluppo non sono state risolte, anche se la circolazione di Baghdad, da quello che abbiamo visto le immagini, è completamente diversa dai tempi, come dire, del terrore, quando insomma sotto l'occupazione succedeva di tutto. Mancano pochi minuti, siamo in conclusione, volevo fare una domanda a entrambi. La primavera araba sembra aver indicato quantomeno la possibilità che dei dittatori vengano abbattuti, si dimettano anche con rivolte dal basso. La domanda che volevo fare, spero non troppo ingenua, il soft power esiste o è un'astrazione di analisti strategici? Ma da un punto di vista numerico sì, perché io sono andato a guardare la diffusione del numero di utenti a internet che c'erano 10 anni fa in questi paesi e ci sono adesso, e sono cifre che sono balzate da 1 milione a 10, 15, 20 volte superiore, quindi sicuramente c'è stato qualche cosa. Però c'è anche un altro elemento in comune a queste, chiamiamo rivolte. C'è stata la negazione del diritto di successione dinastica. Cioè in tutti questi casi la prospettiva era, dalla Tunisia alla Libia all'Egitto, che il figlio o un delfino subentrasse a dei leader che stavano ormai, diciamo, nella corsia di uscita. Ecco. E in tutti questi casi è stato detto no. Non per una avversione al principio dinastico, ma semplicemente perché questo bloccava dei giochi di potere, l'ascesa di potere da parte di altri gruppi, dove probabilmente il soft power ha conquistato alcuni, quindi ha fatto pensare che bisognasse in ogni caso uscire dalla gabbia di ferro rappresentata dai dittatori e della loro discendenza destinata a governare. Quindi le due cose si sono un po' incrociate. Politi, si poteva utilizzare un soft power anche in Iraq? Erano tempi, è strano dirlo perché è passato così poco tempo, ma erano altri tempi. Basti pensare che il vicepresidente Raccini, un uomo assolutamente machiavellico nella sua concezione, che non poteva assolutamente immaginare roba del genere, francamente non l'avrebbe capita da buon machiavellico. No. Questo probabilmente si poteva immaginare una gestione politica diversa, esattamente come gli alleati hanno fatto in Italia, che era insomma altra cosa e non c'era sicuramente internet. E poi c'è una cosa che i vari regimi arabi attuali stanno scoprendo, è che la loro popolazione continua a istruirsi e quindi a immaginare futuri diversi. Che in Yemen ci sia una rivolta così forte, nonostante tutte le complicazioni familistiche o tribali che dir si voglia, beh, straordinario, uno dei paesi più poveri, più arretrati del mondo arabo, ma insomma sta proponendo un'altra forma di governo. Poi come andrà è naturalmente difficile, lo stiamo vedendo, in Tunisia è andata
relativamente bene. In Egitto c'è una lotta molto forte, in Libia è ancora un'incognita e in Siria speriamo che alla fine si affermi un'altra organizzazione del potere. Per oggi è tutto, Linea Mondo finisce qui, ringraziamo i nostri ospiti Alessandro Politi, Alessandro Corneli di essere stati con noi questa sera, grazie davvero. A tutti voi diamo appuntamento con Linea Mondo a domani, sempre alle 17, vi ricordiamo il canale 808 di Sky e il sito internet udem.tv. Un ringraziamento ai cameraman e alla regia, a tutti un buon proseguimento di serata e arrivederci.